Me l'avete chiesto decine e decine di volte. Oggi ho deciso di accontentarvi. Questo è l'ultimo, seriamente l'ultimo episodio delle cose spaventose accadute giocando online. Come ormai dovreste sapere, le storie che vi leggerò sono state raccontate dagli utenti sul web, che affermano di averle vissute durante un gameplay online. Nient'altro da aggiungere, spero che anche questo video vi piacerà. Quando ero al liceo giocavo spesso a Neverwinter. Facevo parte di una grande gilda. Un giorno feci amicizia con un ragazzo in game. Era un po' strano e tentava più volte di provarci con me, ma io rifiutavo perché non ero interessata e avevo anche un ragazzo. Alla fine lo feci unire alla mia gilda, ma continuò con le avance. Dopo l'ennesima volta, gli dissi di smetterla, altrimenti avrei interrotto la nostra amicizia virtuale. E da quel momento si calmò. O almeno così sembrava. Un giorno però, mentre ero offline, il ragazzo si collegò alla chat del gioco e iniziò a dire a tutti i miei compagni virtuali quanto io fossi una persona terribile, usando parole molto pesanti. Ma non solo, la parte spaventosa è che in qualche modo era riuscito a risalire alle mie informazioni personali. Diceva agli altri membri della gilda di sbattermi fuori, altrimenti sarebbe venuto a cercarmi, aggiungendo il mio nome completo e il mio indirizzo di casa corretto. I ragazzi della gilda mi avvisarono subito ed ebbi molta paura. Ovviamente erano tutti dalla mia parte e il tizio venne bloccato da tutti. Ma comunque, da quel momento, ho sempre paura di chi incontro nei giochi online. Prima di andare avanti, ragazzi, devo ringraziare lo sponsor di oggi, che ha reso possibile la realizzazione di questo video. Letteralmente grazie a NordVPN ho potuto fare le dovute ricerche per oggi. Per chi non lo sapesse, il VPN, oltre a garantire l'anonimato durante la navigazione e durante i giochi online, ti permette di visualizzare pagine e contenuti che non sono disponibili nel nostro paese. Come sapete, moltissimi siti, video e blog sono visitabili solo da alcune parti del mondo. Perciò, con NordVPN basta selezionare il posto da cui ci si vuole collegare e il gioco è fatto. Semplicissimo. E non dimentichiamoci che navigando con i loro server saremo sempre anonimi e i nostri dati saranno protetti sul web, rendendo impossibili vicende come quella che vi ho appena raccontato. I nostri dati saranno inaccessibili per gli altri e potremo godere di una navigazione in completa privacy. Io lo uso da più di un anno e mi sono sempre trovato benissimo. Tra l'altro, per l'occasione, hanno anche messo a disposizione uno sconto esclusivo per voi. Potete accedervi tramite il link che trovate nei commenti e in descrizione, oppure andando su nordvpn.com/solohorror, che vi garantirà anche 30 giorni di prova gratuita, soddisfatti o rimborsati. Quindi grazie infinite a NordVPN per aver sponsorizzato questo video. E adesso, torniamo a noi. Stavo giocando al primo Rust. Era notte e mi trovavo in una delle build in cui di notte si fa fatica a vedere da quanto è buio. Vagavo in una piccola rete di case abbandonate e decisi di entrare in una di queste. Ero circa al quarto piano quando ho iniziato a sentire qualcosa. Ho anche notato che c'era un fuoco in una delle stanze più in alto. Decisi quindi di salire lassù. Entrai nella stanza e vidi un tizio seduto lì da solo, nudo. Stava cantando in latino, molto lentamente. Avevo letteralmente i brividi, quindi lo guardai per un po'. Non poteva sapere che ero lì perché era di spalle. All'improvviso, però, il fuoco si spense e ad un tratto tutto intorno a me iniziarono ad apparire rumori e urla. Venni attaccato brutalmente da qualcuno e mentre cercavo di difendermi, gli strani rumori continuavano. Poi all'improvviso tutto tacque. Il tizio era sparito, il fuoco era sparito e il suono era sparito. Mi guardai silenziosamente attorno, ma sembrava che niente e nessuno fosse mai stato lì. Alcuni anni fa avevo solo un amico su Steam, che conoscevo molto bene. Non ho mai realmente interagito con altre persone nei giochi online. Un giorno, però, ho ricevuto la richiesta di amicizia da un ragazzo chiamato Toymaker26. Non ricordavo di aver visto quel nome in qualche gioco, quindi ho rifiutato la richiesta. Una settimana dopo, lo stesso giorno, più o meno alla stessa ora,
ricevetti un'altra notifica. Era Toymaker 26 che provava ad aggiungermi come amico ancora una volta, il che è stato a dir poco inquietante. Gli ho dato il beneficio del dubbio accettando, pensando che forse fosse una persona che conoscevo nella vita reale o qualcosa del genere. Però, appena cliccai, si aprì una chat con lui. Mi aveva scritto: «Ciao, come stai?» Ma prima ancora che potessi digitare la risposta, mi inviò un link che era chiaramente qualcosa da non cliccare. Essendo un ragazzino senza paura, l'ho cliccato solo per vedere cosa sarebbe successo. Beh, è stato un errore. Si aprì una pagina web con tantissime immagini di qualità davvero bassa che mostravano persone mutilate, con un suono di sottofondo che sembrava un'inquietante risata lontana. Ricordo di essere stato totalmente pervaso dalla paura. Sono sicuro che conoscete la sensazione. Ovviamente sono quindi uscito dalla pagina, ma lo sfondo del mio desktop era cambiato. Adesso mostrava il primo piano di una di quelle foto orribili a tutto schermo. Il disco rigido del PC continuava ad aprirsi e chiudersi da solo. È apparsa una finestra pop-up che mi chiedeva se stavo bene. Subito dopo, il computer si spense e non si riaccese mai più. Quando ci provavo, appariva solo uno schermo blu, sempre. A quel punto dovevamo procurarci un nuovo PC, perché a quanto pare ogni file sul computer era stato danneggiato. Non ho ancora idea di chi sia Toymaker 26 o perché abbia fatto una cosa del genere. Ciò che so è che quelle erano delle incredibili abilità di hacking. Avevo circa 13 anni all'epoca ed ero spaventato da morire. Quell'esperienza mi ha fatto temere tantissimo il mondo degli hacker di internet. 2 giorni fa, a League of Legends, il gioco si è bloccato nel bel mezzo di una partita. Ero piuttosto stanco, per cui mi sono disconnesso e sono andato a dormire. Dopo aver riacceso oggi, ho notato che avevo ricevuto un cosiddetto onore dal gioco. Quello di onorevole avversario, per l'esattezza. Non riuscivo davvero a ricordare di cosa trattasse quella partita, ma fortunatamente avevo la registrazione del gameplay. Guardando il video ho capito subito che era successo qualcosa di strano. Il jungler nemico non si era mai connesso. Dalla schermata di caricamento il suo nome non è mai apparso. Ancora più strano era anche un giocatore avversario che usava Nocturne, che rimase immobile all'inizio della partita. Il gioco ha crashato al minuto 15 e 13, quando ho usato la mia Suprema per una kill sicura sul nemico che usava Soraka. O almeno pensavo avesse crashato. Nel replay lo schermo ha glitchato per circa 10 secondi. Era quello il punto in cui ho chiuso tutto e sono andato a dormire. Ma nel gameplay, dopo il glitch, si può vedere che stavamo ancora giocando. Questo mi ha davvero spaventato. Apparentemente il mio personaggio ha effettivamente killato Soraka, poi ha proseguito la partita da solo. In quel momento ho letto il messaggio inquietante. Il jungler senza nome dell'altra squadra era tornato in gioco in qualche modo. Il Soraka che io avevo killato poco prima però non si è mai rigenerato. Poi poco dopo è morto qualcuno nella mia squadra ed era stato il Nocturne nemico ad ucciderlo. Neanche lui si è mai rigenerato. Ero paralizzato sulla sedia, guardando i giocatori morire uno dopo l'altro. Il mio personaggio ha continuato a fare tutto ciò che avrei fatto io, il che mi ha spaventato ancora di più. Io non stavo giocando, ma era come se in qualche modo fossi io a controllarlo. A quel punto era chiaro che dopo la kill, nessun giocatore si sarebbe rigenerato. Mi innervosivo ogni volta che vedevo il mio personaggio con poca salute. Non riesco davvero a spiegare perché, ma è una sensazione snervante pensare che se il tuo personaggio fosse morto non sarebbe tornato. Continuavo a ripetermi che era solo un problema tecnico, ma la cosa che successe dopo mi rese difficile crederlo. C'erano solo 3 giocatori rimasti. Io, il Nocturne senza nome e un altro nemico. Questa è stata la kill che più mi ha turbato. Il mio personaggio ha proceduto esattamente come avrei fatto io, killando l'altro giocatore. Intanto ho visto che il Nocturne nemico era fermo immobile. È rimasto lì a guardare mentre il mio personaggio faceva fuori il suo ultimo alleato. E dopo la sua morte, tutto divenne immobile. Non si muoveva nulla. I proiettili erano bloccati sul posto, insieme a tutto il resto. Tutto era congelato,
tranne il notturno nemico. Si avvicinò a me e si fermò per un secondo. Curioso di sapere perché fosse rimasto lì, ho controllato le impostazioni della registrazione. La casella della chat era deselezionata. Ricordo che le mie dita tremavano mentre cliccavo per selezionare la casella e vedere la chat della partita. Infatti, durante l'intero gioco, il jungler aveva scritto dei messaggi spaventosi. L'unica cosa che scriveva, ancora e ancora, in ogni singolo messaggio, era: fino a quando ho killato l'ultimo suo alleato. Sono sprofondato nell'angoscia quando ho letto quelle parole, ma quello che scrisse subito dopo mi ha fatto venire i brividi ovunque. Avvicinandosi a me, scrisse in chat: grazie per il tuo aiuto. Ed è allora che la partita finì. Inorridito da ciò a cui avevo appena assistito, mi sono segnato tutti i nomi dei giocatori. Dopo un po' di ricerche, ho scoperto che nessuno di loro ha giocato altre partite dopo di quella. Controllo ancora periodicamente, sperando che uno di loro entri presto nel gioco. Non so davvero cosa sia successo a quelle persone, e non credo nemmeno di volerlo sapere. Dopo alcuni mesi di pausa, ho rinnovato il mio account su World of Warcraft e ho trasferito i dati per giocare con una ragazza con cui giocavo tempo fa. Siamo sempre andate d'accordo e lei mi ha convinto a unirmi alla sua gilda. Era una giovane donna molto carina, quindi molti dei ragazzi della nostra gilda si erano infatuati di lei, compreso il leader, che credeva erroneamente di avere una sorta di relazione con lei. Quando però si è reso conto di sbagliarsi, ha avuto un completo crollo mentale ed è diventato furioso. Mi scrisse per sapere come comportarsi con lei e scoprì che quell'uomo viveva a circa 8 isolati da me. Naturalmente, quindi, avrebbe voluto vedermi per parlare di persona della situazione. Ovviamente però ho rifiutato, dato che era un tipo piuttosto strano, ma presto è diventato chiaro che mi vedeva come qualcosa di più di un semplice compagno di gilda e che era molto ansioso di incontrarmi. Un giorno mi ha mandato un messaggio online e mi ha detto: penso di aver guidato dietro di te oggi, lol. Vivi in... scrivendo il mio indirizzo, corretto. All'epoca guidavo una decappottabile trasandata, quindi presumo che sia così che mi ha riconosciuto. Da quel momento ha iniziato a fare battute di cattivo gusto. Scherzava dicendo di volersi arrampicare fino alla mia finestra e spaventarmi di notte, o cose del genere. Amava semplicemente scherzare sul fatto che sapesse dove vivevo. Parlava dei tipi di alberi nel mio cortile, delle macchine parcheggiate nel mio vialetto. Insomma, quello che vedeva ogni volta che passava di lì in macchina. E stava capitando un po' troppo spesso, nonostante gli avessi detto di smetterla. Ma all'epoca ho pensato che non fosse appropriato chiamare la polizia per qualcuno che sapeva che mia madre aveva piantato rose in giardino. Dopo alcuni mesi ho iniziato a giocare su un altro server e, grazie a Dio, abbiamo perso i contatti. Bene ragazzi, queste erano le storie più interessanti che sono riuscito a trovare. Credetemi, è stato difficile cercare qualcosa di diverso rispetto agli scorsi episodi. Ma alla fine penso di avercela fatta. Spero davvero che questo ritorno inaspettato vi abbia fatto piacere e che il video in generale vi sia piaciuto. Come al solito vi ringrazio infinitamente per la visione e vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.